La primavera ci sta mettendo qualche giorno in più per arrivare a causa di una perturbazione che dovrebbe lasciare l'isola già da domani. Piogge torrenziali, soprattutto nella tarda serata di ieri, e venti molto forti hanno causato qualche problema nel distretto nisseno. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per la caduta di rami o addirittura alberi, come quello che si è abbattuto in viale Stefano Candura, sfiorando le auto in corso. Fortunatamente non si sono registrati feriti e ancora un traliccio si è abbattuto in via Firrio e un palo della linea telefonica in contrada Nishima ha dato segni di cedimento.